E niente, alla fine giochi bene, giochi male, ma chi ha i giocatori più forti vince, ragazzi. È sempre così perché se hai un Insigne che in nazionale l'ho anch'io criticato, ma in un fazzoletto ti stoppa, tira così, ragazzi. Velocità di esecuzione, precisione, tecnica, ragazzi. C'è tutto in quel gol. E il Napoli trionfa, trionfa, vince su una buona Fiorentina che però. Gli manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. La Fiorentina quest'anno, secondo me, è superiore a quella dell'anno scorso, ma alla fine, secondo me, il risultato che otterrà sarà più o meno quello dell'anno scorso, cioè un'Europa League che dovrebbe conquistare e dovrà comunque sudarsela. Può provare anche ad arrivare magari per dire quinta, sarebbe un grande risultato, ma la vedo quasi impossibile perché comunque ci sono squadre superiori. E Napoli che è il Napoli di Sarri. Ragazzi, sembra di vedere giocare Napoli di Sarri e infatti, dopo aver provato Milik, oggi ha fatto giocare Mertens, Ancelotti, che appunto è proprio il protagonista del sarrismo, no? Diciamo, è stato il protagonista di questi anni di Sarri, che oggi non è stato molto servito, ha avuto un po' di difficoltà e infatti poi ha fatto entrare Milik, però non si è visto più di tanto. Rispolvera Maximovic, Ancelotti, io vorrei dire giustamente, perché è un giocatore che era stato pagato tantissimo. E secondo me ha delle qualità che non è forte, a me non piace, però dai, un buon giocatore può giocarci nel Napoli ogni tanto, l'ha rispolverato e qualche palla persa e qualcosa, ma ha fatto la sua onesta partita. E poi volevo vedere perché ho visto che ha giocato Karnedis, ma non so se perché Ospina ha avuto qualcosa o è stata scelta tecnica. Adesso sto guardando nella. Ah no, no, Ospina in panchina, quindi scelta tecnica, penso che sia stata una scelta tecnica. Karnedis che ha fatto la sua partita, non ha dovuto fare grandi parate. E ragazzi, a me Karnedis non piace, ma penso che a nessuno piace. Cioè, è un portiere da squadre da salvezza, non di più. Però Ospina, ragazzi, è alto così. Cioè, Ospina è basso per un portiere, vedi che non occupa neanche la porta. I tiri, i gol che ha preso Ospina nelle scorse giornate sono stati 5 tiri, 5 gol. E vedevi che sono tiri che un portiere come un Donnarumma, un portiere comunque di lunghe leve li parava tranquillamente e vedevi che non è che ha fatto una papera, proprio non ci arrivava fisicamente, perché ragazzi è inutile. Un portiere alto 2 metri, un portiere alto 1,80 e ragazzi c'è differenza. Magari è più reattivo nelle palle basse, vicine così, però capite, secondo me non è un portiere all'altezza, ragazzi. Ha venduto una certezza come Reina che sì che faceva qualche papera e tutto era un po' vecchio. È andato a prendere 3 portieri che di 3 non ne fanno uno, quindi non capisco sta scelta del Napoli, perché il portiere è un ruolo fondamentale. Per il resto non è un grande Napoli, però un Napoli che comunque vince, un Hamsik che io sto guardando, vedi, gioca davanti alla difesa, a me non piace, io continuo a dire che a me non piace, Haaland sempre sugli scudi, Zielinski abbastanza bene, e la Fiorentina che dire, a me piace Stojčević, io lo vedo giocare, mi piace, Chiesa e Simeone, vabbè ragazzi, purtroppo sono partite queste difficili, non hanno brillato in una maniera clamorosa. La Fiorentina, diciamo che il primo tempo ha avuto anche qualche occasione, ma poi secondo tempo poca roba e ha anche un po' l'handicap dell'infortunio di Lafont, anche se Dragoschi oggi non ha sfigurato, però ripeto, secondo me non è una Fiorentina da primissimi posti, ecco, ma penso che siate tutti d'accordo, secondo me è meglio dell'anno scorso, ma alla fine il risultato che otterrà sarà pressoché il medesimo dello scorso anno. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram, il link lo trovate qui sotto. Per oggi direi che i video sono finiti. Ci vediamo domani col post partita di Empoli Lazio. Ciao!